Bentornati su Canale 01 e benvenuti alla serie VM Racing, velocità massima. Ci occuperemo in questa serie del mondo delle due ruote. Tutti abbiamo avuto il mitico booster, o comunque era conosciuto, è un motorino che ha fatto storia. E come abbiamo visto, anche da originale ci si poteva già divertire. Però noi abbiamo voluto spingerci oltre e qui vedremo le differenze, ben 4 versioni di questo motorino. La versione originale nasceva con le ruote tacchettate, che era meglio andare dritti piuttosto che fare curve, e una velocità massima di 65-68 all'ora, 70 in discesa. Dopo la versione originale c'è la versione primo step, che è con gomme stradali, quindi finalmente si riescono a fare le curve, e con degli accorgimenti si ha più accelerazione e una velocità massima intorno ai 75 all'ora. Questa invece è la terza versione, quella molto più spinta, la cosiddetta Street Illegal. È una versione dove il motore è stato rivisto tanto e ha un'accelerazione da ribaltamento e ha una velocità massima quasi di 100 all'ora. Ecco, questa è la versione 4, la versione Stuntman. Lo scooter ha un manubrio dritto, più basso, ha un portapacchi con l'apposita appoggia piedi, una rapportatura finale molto corta, cioè fa 50 all'ora, però è sempre pronto per fare le evoluzioni, piedi sulla sella, traverso, e tutta la creatività o l'invenzione che uno ha per fare i famosi trick. Ed eccoci qua alla versione 5. La versione 5 è il cosiddetto prototipo, cioè la versione che non ha senso di esistere. Telaio del booster con motore del Runner 180, 31 cavalli 8 alla ruota, 172 all'ora velocità massima. È un mezzo che non ci vuole la patente per guidarla, ma ci vogliono le palle. Ok, questo è quello che abbiamo fatto con il booster, ma possiamo fare qualsiasi intervento, modifiche eccetera su qualsiasi altro tipo di scooter o moto. Quindi lasciatemi le vostre idee nei commenti, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. E ci vediamo ai prossimi video di velocità massima VM Racing. Ah, dimenticavo! Fatemi capire che avete visto il video e avrò un occhio di riguardo. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?